Ok, carissime amiche, prima di riniziare a fare queste due bomboniere? Perché mi sono state richieste per le nozze: per le nozze d'argento, le nozze d'oro di d'oro, di diamante, sono bellissime, sono bellissime. però una signora mi ha chiesto dopo il quarto giro che cosa devo fare. Allora, della borsa, ve la ricordate? Quella che abbiamo fatto con un quadrato granny? Questo è il primo giro, giusto? Il secondo. Poi si ripete dal primo. Terzo? Quarto? E ricominciamo sempre la solita, la solita solfa, cioè primo giro, secondo giro. Io sono arrivata al quarto perché è sempre quello, è sempre quello, si ripete continuamente. E allora, ragazze, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, anzi, di andare a guardare questo meraviglioso tutorial della borsa di Utah, la borsa granny che abbiamo fatto. E che ha avuto un bel successo, un grande successo. È venuta bellissima sta borsa. E adesso continuiamo con le nostre bomboniere. Vamos! Ok, con la prima bomboniera abbiamo fatto questa borsina. I cerchi sono troppo grandi, ve l'ho già detto perché io non mandavo di uscire. Non avevo, come dice la nostra amica corallina, amica mia, ciao. Il, il col cerchio del latte della bottiglia del latte è ideale la grandezza. Queste, 6, 5, ok. La borsina e poi abbiamo fatto il fiore porta confetti diceva un'altra amica i, i confetti li ingabbiamo con un tulletto e poi li infiliamo dopo aver messo eh, un po di tulle pure centralmente guardate questo è bellissimo pure questo fiore e poi la caramella granny fatta in 448 va bene anzi veramente quella più veloce è la borsina e il fiore perché questa, insomma, due cose, poi dopo ci stanno le nocchette, eccetera. Adesso andiamo a fare un meraviglioso progetto per i matrimoni. Mm? Oh. I... <coughs> due, anzi, ne facciamo, perché sennò qua non veniamo mai. I cerchi, i cerchi, le fedi che andremo a fare, noi le possiamo fare anche se facciamo un il matrimonio, le nozze d'argento, possiamo prendere il filato Lourdes argento, le nozze d'oro e anche quelle di diamante. <ride> per chi ci arriva, <ride> raga, <ride> per chi ci arriva, eh, possiamo prendere mh, quel, quello trasparente che ridà un po' sul... Sul um, ci sono eh, dei lurex eh, chiari con tutte pagliuzze eh, eh, diciamo che ridà un po' sul brillante brill, brill, brillante no perché diamante ok va bene andiamo dai abbiamo parlato troppo iniziamo con questi cerchi con questi cerchi per fare il nostro eh, le nostre due fedi questo è un lavoro ottimo per eh, per festeggiare il matrimonio di tutte le per tutte le età allora ragazzi io le bomboniere l'ho fatte sempre con un filato numero 8 e con no, questo è il 2 ho preso l'1 e eh? 75 e 75

E qui dentro al nostro cerchio noi ci andiamo a fare eh, 30 maglie alte, perciò 3 catenelle che simboleggiano un punto alto, questo lo tagliamo e andiamo a riempire con aspettate, aspettate 30 maglie alte. Dai, veloce che ne facciamo pure oggi 2, 2, 3. continua da sola, 30 maglie alte. Chiudiamo il primo cerchio che simboleggia una fedina, una fede. Ok? Ve l'ho detto che se le possiamo fare in oro, in argento, poi vi faccio vedere. Adesso noi andiamo a ricreare, a riformare, a rifare 20 catenelle. Mm? E le chiudiamo in cerchio qui dentro, vado con 20 catenelle. Eccole qui, 20 catenelle. Noi mettiamo il nostro cerchietto qui dentro, perché queste vanno incrociate, E le chiudiamo. Aspettate, aspettate. Perché ho sbagliato, ho messo sta parte dopo mettiamo la coda ok <ride> la coda perché se no dopo non, non viene bene Rim rimane il filo mm? Mm. e chiudiamo così in cerchio mm. ce l'abbiamo fatta e qui dentro io vado a lavorare le mie 30 maglie alte 1, 2, 3. Vedete, non lo dobbiamo bloccare qui. È eh? no, giriamo man mano che adesso io vado avanti, e poi vi faccio vedere 3-4-5-6-7. Ok, vado avanti. Che okay, vedete? Io giro tutto intorno in modo da riempire sempre con i miei 30 punti alti fino a finire Adesso col chiacchierà, ma so scorre da quanti punti alti ho fatto e vamos. Ecco qui, 30, vado a chiudere. E metto, piazzo, posiziono i miei, le mie due fedi in questo modo. Ok, guardate. Adesso io inizio a fare come una sorta di retina per formare questo sacchetto. Per farvi vedere, capire. Io l'ho fatta pure in argento perché l'oro non ce l'avevo. Ok, l ho fatto pure in argento. Anche se l'argento, un filo solo, ve c'è che raga, o almeno. Per me eh? e lo potete mettere in argento in oro in questo lurex chiaro per farmi capire: è un colore tipo questo più iridescente. Ecco, non mi veniva il termine iridescente. Ho oh. Eh, questi cerchietti qui, no? Queste fedi, voi se fate dei sacchetti anche di stoffa o dei sacchettini classici come sta, sta borsina, eh, voi la, lo potete mettere. Guardate che idea: potete mettere sopra la borsetta e decorare e decorarle in questo modo bellissimo. Poi dopo questi vanno usati come profumatori dentro gli armadi. Eh, vabbè, diamo vamos, vamos. Allora iniziamo a fare tutte queste nostre cerchietti che, de, e magari siccome dobbiamo arrivare qui all'incrocio magico delle due fedi, perché noi andremo a farlo esternamente senza andare internamente, eh? Mm. No, ve lo dico perché l'ho sbagliato, ecco perché ve lo dico. <ride> e allora mettiamoci una spilletta così. Io, una di quelle di plastica, giusto? Mi è ricapitato questo? Vediamolo, vediamolo, vediamo e andiamo a fare 5 catenelle. E sono 1, 2, 3, 4, 5. Poi lo vedete è un punto di base e andiamo sul prossimo perciò lasciamo uno sul secondo noi facciamo il nostro punto basso 1 2 3 4 5 e tutto intorno In questo modo, noi formiamo il sacchetto, va bene. Allora, quando arriviamo all'incrocio delle due fedi, noi le prendiamo tutte e due, va bene. Ecco, le mettiamo bene e lasciamo sempre i nostri due spazi. E andiamo con un punto basso e saltiamo. Su quell'altra fede, e poi continuiamo. Questa mettiamo dietro. Quattro, cinque. Due, tre, quattro, cinque. Giriamo e arriviamo qui. La stessa cosa facciamo quando incrociamo da quest'altra parte le due fedi e l'abbiamo abbiamo bloccate, ok? Vamos. Ok, primo giro fatto, noi andiamo a metà con un punto basso, quello che vi pare, 1, 2, 3, 4, 5, un punto basso sulla catenella, il cerchietto dopo, 1. 2 3 4 5 Lo facciamo. Questo è il secondo giro. Lo facciamo 1 2 3 giri, ok? Tre giri, vamos. Eccolo qui, ragazze. Guardate che meraviglia che verrà fuori. O, oh, questo è l'altro pezzo del sacchetto. Lo mettiamo insieme così. E che cosa facciamo noi? Adesso noi Lasciamo un'apertura, no? Per i confetti e quest'altro lo uniamo, li uniamo sempre con queste catenelle. Eh? Ok? Vamos! Ok, carissime, lascia, prendiamo la metà e facciamo così: facciamo ricombaciare eh, gli archetti. E facciamo uno, due, tre, quattro, li lasciamo liberi per mettere i nostri confetti e adesso qui noi, noi andiamo. A lavorare mm? così. Uno, due, tre, quattro, cinque. E saltiamo sull'altro. Facciamo coincidere. Uno, due, tre. 4 5 e vamos 1 2 3 4 5 fino ad arrivare eh alla parte qui che abbiamo lasciato e sono 4 archetti 1 2 3 e 4 e qui noi ci andiamo a piazzare a finire qui poi lavoriamo la bocca del nostro sacchetto un paio di giri 3 giri eh per fare il ciuffettino di questo nostro sacchetto questo è bellissimo e semplicissimo eccolo qui ragazze guardate guardate che carino mm? adesso noi abbiamo lasciato l'apertura continuiamo a fare no la nostra retina 3 4 5 separatamente mm? per creare il ciuffettino ecco qui vedete E vamos tutto intorno, eccolo qui ragazzi. Ho fatto 5 giri eh? 5 giri adesso andiamo a rifinire questa bocca con una piccola rifiniturina perché a me, boh, a me non lasciarlo così non, non mi piace. Allora facciamo 3 catenelle, punto alto. 3 catenelle un pippiolino e di nuovo ah, due punti alti 1 e 1 2 1 2 3 andiamo sul prossimo con un punto basso giriamo 1 2 3 e rifacciamo il nostro gruppettino gli diamo un tono dai eh. Un giro in più, un giro in meno, non c'è cos'è niente, però fa la differenza. 1, 2, 3. Prendiamo un pippiolino, due punti alti. Dai, 1, 2, 1, 2, 3. Andiamo su quello vicino. Eccolo qui, guardate eh, quando poi lo stringiamo, svetta il punto alto eccetera stiriamolo sempre vi l'ho detto di stirare specialmente questi con i fili ritorti guardate quelli che ho fatto hanno acquistato ma molto cioè sono ancora più rigidi bellissimi costeranno soldi però vale la pena ci ho messo il tolle eh, dentro che simboleggia e qui sopra noi ci andiamo a fare il nostro fiocco Se lo volete fare in argento, comprate i nastrini argentati, c'è di tutto, ragazzi, c'è di tutto. Eh? Ci mettete i, nostri, i vostri nomi con il cartoncino. Eh? Guardate che meraviglia! Ci potete mettere anche tipo confettata qui dentro. Se lo fate più grande, molte signore mettono il doppio dei confetti, no? E quella fa da bomboniera, perché se voi comprate i confetti quelli buoni, no? Mandorla e cioccolato, eccetera, questi della Matrix, io all'epoca compravo quelli, potete riempirli e, con 10 confetti di quello. E guardate che meraviglia sto sacchettino. Mm. Vamos a fare un cuore, un cuore sempre doppio, stupendo, che mi sono inventata io perché mm, non si trovano, sono tutti troppo difficili, e poi sono molto visti. Questo è particolarissimo. ripiliamo il filo, mettiamo a posto un po' sti inciampi. Andiamo con 6 catenelle: 4, 5, 6. E lo chiudiamo in cerchio così a questo punto. Noi qui dentro facciamo un fiore: 1, 2, 3 e 4. Che simboleggia un punto alto doppio. E poi vamos con altri due punti alti doppi. Però li chiudiamo tutti insieme e sono due. E sono 3 aspettate. Ok, chiusi insieme. 3 catenelle e andiamo di nuovo a fare un petolo con dei punti alti. 3 punti alti doppi chiusi insieme. E questo è il secondo. E il terzo. Chiudiamo insieme, o oh, che cavolo, <ride> 3 catenelle e vamos con otto petali. Eccolo qui, ragazze. 3 catenelle, chiudiamo il giro e lo chiudiamo qui sopra. Eccolo, guardate che bel fiore. Adesso questo fiore diventerà un, un, come si chiama? un cuore. Vamos, andiamo qui dentro al primo spazio delle nostre 3 catenelle con un punto basso. Dopodiché noi ci andiamo a fare 5 punti alti doppi: 1, 2, 3, 4, ed è 1 e sono 2 e sono tre e sono quattro e sono cinque ok eccolo qui ce ne andiamo a fare altri cinque senza catenelle senza niente vicino lo spazio vicino e sono uno chiudiamo due 3 4 e 5: Questi sono tre giri, ragazze. Eh? Eccolo qui. Ok, adesso andiamo a fare 3 catenelle: 1, 2, 3. Mm? E andiamo su questo spazio e ne facciamo altri 5 di punti, alti, doppi. E 1 e e due e tre e quattro e cinque ok ecco qui adesso di nuovo su quest'altro spazio Altri 5 punti alti. Vamos. Perciò prendiamo una volta il filo e facciamo 5 punti alti, non 5 punti alti doppi, perché adesso noi andiamo a fare la punta del cuore. E sono 3, e sono 4, e sono 5. 5 punti alti, vedete? Mm? Mm? Nello spazio successivo, noi andiamo a fare aspettate tre punti alti normali: 1, 2, e tre. E gli altri due, che per arrivare ai nostri cinque, li facciamo tripli. Questa è la punta. perciò, aspettate. Questo, l'ho fatto doppio: tripli. 1, 2 e 3 ed è 1 e eh, l'ho preso due volte eh. e 1 e 2 e 3 e chiudiamo mm? ok adesso vicino andiamo a rifare la stessa cosa scendendo perciò qui noi andiamo a fare due tripli 1, 2 3, stringiamo bene, un altro triplo perché questa è la punta del nostro cuore e 3, scusate, 3 punti alti, 1, 2, aspettate questo mi è venuto male. l'ho troppo messo non ho stretto abbastanza perciò tre punti alti 1 2 e 3 eccolo qui vedete già il cuore come si sta formando ok 5 punti alti 1 2 3 4 e 5. Vicino, 5 punti alti doppi. Quello che abbiamo fatto dall'altro lato. 2, 3, 4 e 5. ok eccolo guardate finiamo con 3 catenelle 1 1 2 3 e ci blocchiamo qui sul primo dai gabriè mm. eccolo vedete è appena accennato adesso noi dobbiamo arrivare qui questo è il centro del nostro cuore e allora con delle mezze maglie Arriviamo qui in mezzo, ci facciamo un punto basso e una catenella. Dopodiché carichiamo con tre volte e andiamo a fare 12 punti alti tripli divisi da una catenella. Un triplo, una catenella. Mennaggia io che carico due volte un triplo. una catenella dai un triplo e una catenella fino ad arrivare a 12 finite le 12 malte le maglie alte triple una catenella e ci blocchiamo alla fine delle cinque maglie doppie sotto Con un punto basso, ecco qui. Adesso fino ad arrivare alla punta noi andiamo con soli punti bassi, ok? Punti bassi di rifinitura. È più bello se rifiniamo tutto il nostro cuore con il punto basso. Attenzione che qui sulla punta noi andremo a fare 3 catenelle. Siamo arrivati sulla punta? Ok, lo vedete? 1, 2 e 3. E andiamo giù con un punto basso in modo che si forma un po' di più la puntina. Andiamo adesso sempre i punti bassi dappertutto è arrivato qui noi facciamo le nostre 12 maglie altre triple divise da una catenella vamos eccolo ragazzi vedete sono arrivata allo stesso punto e vado con una catenella che ho già fatto iniziamo a fare i tripli sulle 3 catenelle sottostanti e 1 una catenella e due fino a 12, ed il cuore è finito, facilissimo, eh, bellissimo e semplicissimo. Ok, vado da sola, eccolo qui. Finito a fare le nostre 12, una catenella sempre. E arriviamo. Guardate questo fiorellino: se lo fate colorato in argento, in oro, viene bellissimo. O lo fate per un, questo è, è mo, questa il coricino molto poliedrico lo potete usare per i battesimi le crescime eh, mettete in rosa celeste ragazzi vi sbizzarrete il cuoricino è sempre il coricino e andiamo con un punto basso qui in mezzo allora come potete vedere noi qui abbiamo rifinito la punta col punto basso, no? però lo facciamo anche qui e ce ne mettiamo due sulla catenella: mm? due punti bassi. Sotto continuiamo sempre con il nostro eh, punto basso normale mm? alla punta, però qui noi abbiamo fatto 3 catenelle ne facciamo 5, ok in modo che gira meglio guardate questo stirato è stupendo poi diventa ancora più rigido guardate che meraviglia sto cuore eh stirato è perfetto si serra ancora di più il cordo cioè il, il filo ritorto è stupendo allora ragazzi adesso andiamo a fare quell'altro cuore io già l'ho fatto sovrapponiamo mh? sbagliate rovescio sempre dentro e andiamo a rifinire o col punto basso o con questo ricettino che abbiamo, come abbiamo fatto qua facciamo pure prima mh? ci mettiamo una spilla mh? e andiamo a chiudere lasciando ecco qui il colmo così di qua e di là questa la zona e poi questo lo chiudiamo con un fiocchettino classico. No, vamos, mettiamo un, una spilla e cuciamo. Allora, ragazzi, ho provato con il ricettino con i 5 gradi. Non mi piace, perciò vado tutto di punto basso, punto basso, punto basso dappertutto. Eccolo qui cucito con il punto basso. Adesso andiamo a riempirlo con il tulle. Lo infiliamo qui, ok, Qui in mezzo Aspettate. e facciamo il nostro fiocco. Io, qua, ce l'ho messo un tulletto solo, però due ce ne stava bene con i confetti. Poi, prendere lo possiamo anche legare così, ma eh, non va bene questa non va a peso ok? facciamo così facciamo sempre il doppio nodo mi raccomando perché se no, si scioglie e vi trovate i confetti dappertutto fiorellini ci mettete quello che vi pare ma io non ci metterei proprio niente perché guardate che sono raffinati e belli così come sono al limite per fermare ci incollate una piccola una micro perlina Poi se lo fate colorato, non serve niente. Questi proprio sono due bomboniere di anniversario o di matrimonio. Guardate, sto cuore con tre giri stupendo! Che mi sono inventata io. Ma guardate che roba che vi faccio! Guardate, lo sapete da dove l'ho scopiazzata? Ve lo ricordate quando abbiamo fatto no il guantino con i tre cerchi? Mi è venuto in mente da quello. Eccolo qua, ce l'ho qui sopra, l'ho scopiazzato lì. E allora, amiche mie, sono meravigliose queste bomboniere. Condividete, mettete mi piace e fatemi la pubblicità. Un abbraccio, ciao.